Venerdì 20 luglio, in primo piano nel TGL News, il tragico incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A21 all'altezza di Castelvetro in direzione Piacenza, in seguito al tamponamento tra un furgone e un tir per il trasporto di animali, un carico di mucche, il mezzo pesante si è ribaltato rovesciando e disperdendo il carico sulla carreggiata. Pesantissimo purtroppo il bilancio dell'incidente, un morto e tre feriti in serie condizioni. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'autostrada è stata chiusa per il recupero degli animali. Parliamo ora del gravissimo episodio avvenuto in Viale Dante nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, dove una donna sarebbe stata violentata per 4 ore da mezzanotte alle 4 del mattino in un bar di Viale Dante. Un incubo terribile che ha lasciato sconvolti sia i residenti della via che i commercianti, oltre che naturalmente i familiari della vittima, una mamma di circa 40 anni. Ora è aperta la caccia all'uomo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe la carnagione olivastra. L'abbiamo sentita urlare alle 4 del mattino, è stato terribile, hanno spiegato i vicini di casa. L'area è stata quindi transennata per analisi e rilievi da parte dei carabinieri, i quali ora stanno indagando sul fatto. Parliamo ora di viabilità ZTL anticipata di un'ora. Parte da stasera la sperimentazione, che vedrà l'apertura alle 18 anziché alle 19 della zona a traffico limitato. La giunta comunale, durante l'ultima riunione di venerdì scorso, ha infatti deliberato che il divieto alla circolazione dei veicoli in centro storico all'interno proprio della zona ZTL in via sperimentale fino al 30 settembre 2018 rimarrà in vigore dalle 8 alle 18 e che il servizio telecontrollo degli accessi si verrà quindi disattivato a partire da tale orario. Chiudiamo con lo sport, anche per il ruolo di terzino sinistro. Il Piacenza Calcio sembra intenzionato ad investire su un elemento di primissimo piano. Il direttore sportivo Luca Matteassi ha infatti allacciato i rapporti con la Juventus per ottenere il prestito di Luca Barlocco, esterno mancino classe 1995, che nelle ultime due stagioni si è disimpegnato con ottimi risultati con la maglia dell'Alessandria. Trattativa appena avviata, ma che potrebbe portare alla corte di Arnaldo Franzini un tassello in grado di lottare nella corsa verso la Serie B. La nostra edizione termina qui, il prossimo appuntamento è alle 13:15 con il TGL.